Stadio Enrico Rocchi, buonasera da Viterbo, 20 e 12 circa, siamo pronti o quasi per darvi già le formazioni con quella della minuti, eccola qua, solo un attimo che riesco a collegarmi anche io per leggerla. Diciamo che c'è subito una sorpresa riguardo al modulo, come potete intuire dall'11 che scenderà in campo, 3-5-2, questo che lascia intravedere questa formazione, con Marcone tra i pali, difesa a 3, partendo da destra dovrebbe giocare Auriletto, ma è scambiabile tranquillamente con Indianes a sinistra, e punto centrale c'è Aia. Centrocampo che non può fare a meno di Casarini, Matera e Dall'Oglio, andremo a capire come e chi giocherà da play. Sugli esterni c'è Rizzo che rileva, si alterna in questo caso con Ricciardi, quindi Rizzo a destra, Tito a sinistra. Dopo 9 giornate che per la prima volta vede partire in tandem la coppia Trotta-Murano. Insomma, questo è il preambolo di una partita che l'Avellino giocherà per la prima volta senza il suo ormai ex allenatore, parliamo di Roberto Taurino, al cui posto siederà stasera per la prima volta Raffaele Biancolino. Sono arrivate anche le formazioni complete, Viterbese con Fumagalli, Volpicelli, Megialeatis, Marotta, Mungo, Semenzato, Ricci, Monteaguito, Andreis, Rodio e Nesta. Giacomo Filippi, l'allenatore, non sarà in panchina perché, come sapete, squalificato. A disposizione per Davide Tervese c'è Bisogno, Chiarella, Sorrini, Vespa, D'Uffizi, Di Cairano, Polidori, Manarelli, Aromatario, Baie, Marenco e Simonelli. Per l'Avellino invece Pane, Garetto, Gambale, Russo, Ceccarelli, Ricciardi, Maisto, Moretti e Mikoski. Una curiosità: venendo qui allo stadio, in questo momento non li vediamo ancora, però venendo qui allo stadio abbiamo notato anche la presenza di qualche fuorirosa, come per esempio Sbraga, che a onor del vero era presente anche sabato in tribuna stampa a sostenere gli amici e i ragazzi, benché in questa condizione di fuori rosa. E in una macchina sono arrivati anche Di Gaudio ed altri due calciatori attualmente indisponibili, uno era Zanandrea, l'altro, se non erro, Guadagna, a testimonianza che Biancolino, insomma, ha chiamato tutti a raccolta, probabilmente ha fatto affidamento sullo spirito di gruppo di questa squadra. Intanto io saluto Paolo Villaricca, che dice dalla Germania, sempre presente. Non riesco a leggere un po' i messaggi dalla mia postazione. Stanno pian pianino arrivando anche i tifosi, 202 circa, provo ad inquadrare anche da lontano il settore che sarà appunto dedicato all'Avellino, mentre sono scesi in campo anche i due portieri Pane e Marcone per il riscaldamento insieme con il preparatore Pagotto. Insomma, queste le formazioni, le ultimissime in questo momento da una Viterbo dove oggettivamente c'è una temperatura non estiva ma sicuramente mite. Bella serata, scarsa ancora, come vi dicevo, l'affluenza, ma c'è da pensare che ci sarà una buona cornice di pubblico. Per il resto possiamo dire che un po' sorprende, insomma, questo schieramento di Biancolino, anche se probabilmente ha voluto dare maggiore stabilità alla difesa. Ricordiamoci sempre che questa è una squadra che nasce, almeno come idea tattica, sul 3-4-3, quindi una difesa a 3 provata e riprovata nel corso del ritiro di Mercogliano. In mezzo al campo invece i due centrali hanno dimostrato di avere qualche problemino, in particolare Franco, che stasera non figura tra i convocati perché è uscito malconcio dalla partita pareggiata malamente in casa sabato scorso contro il Cerignola. In attacco grande attesa,
per chi si fosse messo solo adesso al nostro ascolto. Grande attesa per Murano Trotta, questa coppia inedita per questo Avellino che finalmente potremo vedere, ripeto, all'opera. Sempre per le curiosità che vi posso raccontare in questo momento, ecco, nella porta invece che è posizionata praticamente dietro la curva, dei tifosi di casa, c'è Ermanno Fumagalli che ricorderete, ad Avellino protagonista, e protagonista anche nell'anno della promozione, nell'ultima promozione dalla C alla B, c'era Massimo Rastelli in panchina, c'era Raffaele Biancolino, suo compagno. Ma io vedo pure qualche tifoso qua, non so se vuole scambiare qualche parola. Prego, prego, se riesce ad arrivare fin qua, vediamo un po'. Allora, eccoci qua, proviamo un'inquadratura di fortuna. Da dove viene? Io sono di origine di Contrada, in provincia di Avellino. Nome e cognome dovrei chiedere. Nello degli Asi. Iscritto al Club Roma? O... Sono amico con tutti i club d'Italia, però in particolare con quelli di Roma. Questo è un ambiente che lei conosce bene perché ci lavoro qui a Viterbo, però vivo a Firenze, quindi... Che impressione le ha fatto questo Avellino che ci fa tanto soffrire in questo momento, visto da lontano, dal suo osservatore? Ma da lontano io ho visto che, secondo me, è una mia impressione, che i giocatori non seguivano quello che diceva il nostro allenatore. Quindi, secondo me, è stato bene cambiare in questo momento, anzi, forse pure qualche settimana fa si poteva cambiare, però è una mia impressione che da tifoso. Fiducia in, vedremo stasera insomma come va la partita, ma fiducia in Biancolino anche per il futuro, o pensi che sia una soluzione tampone aspettando? Poi magari ti chiedo chi è il tuo preferito. Ma io da tifoso ci tengo tanto anche a Biancolino, però secondo me non ha ancora un'esperienza per lavorare come traghettatore per portare l'Avellino in alto, però vediamo stasera come riesce a inquadrare questi ragazzi e poi... È inutile negare insomma che Massimo Rastelli si parla tantissimo di un suo ritorno, favorevole o contrario eventualmente? Io sono favorevole, anche perché quando è andato via c'è stato un po' di mormorio, però alla fine come esperienza penso che non ha da insegnare, da prendere niente da nessuno. Rappresenterebbe comunque una garanzia anche per il futuro, no? Secondo me sì. E allora grazie, buona partita, forza Avellino sempre. E a proposito di Massimo Rastelli, insomma, ribadiamo quello che abbiamo detto anche nelle precedenti edizioni, ovvero che ci sarà un incontro, a quanto pare, nella giornata di domani. Nel frattempo ci spostiamo leggermente, questa purtroppo è la nostra posizione, non possiamo andare oltre proprio per mostrarvi, prima che scatti il termine delle 20:30, il riscaldamento della squadra biancoverde che è la prima a scendere in campo. Evidentemente c'è grande voglia di far bene, adesso anche la viterbese con qualche timido applauso che arriva dalle tribune. Non vedo ancora Biancolino posizionato a bordo del campo, evidentemente anche lui starà aspettando con ansia il momento del fischio iniziale. Non riesco purtroppo ad avere dalla mia postazione i messaggi, quindi vi chiedo scusa, però prima di concludere il collegamento vi ripeto la formazione dell'Avellino. Avellino che schiera a sorpresa un 3-5-2, Marcone tra i pali, difesa con Iglianes, Aia e Auriletto, sugli esterni Rizzo preferito a Ricciardi con Tito a sinistra, centrocampo il solito con Matera, Casarini e Dall'Oglio, attacco con Trotta e Murano. E allora dall'Enrico Rocchi per il momento è tutto, ma vi ricordo l'appuntamento post gara con Extra Time, saremo qui per, come al solito, per le interviste, i primi commenti a caldo. A proposito, ne approfitto anche per fare gli auguri a Walter Novellino, da pochi minuti diventato nonno di Maria Vittoria. Auguri a Novellino e in bocca al lupo a Raffaele Biancolino e all'Avellino.